In amore vince chi fugge. Una volta forse. Penso che tutti siamo un po' arrugginita. Da sola con una figlia dura. A proposito, io quando potrò fare sesso? Sono incinta. Non ti far ingannare. Mangiano, pisciano e cagano. Cazzo, Marta, un figlio. Ma soprattutto cagano. Cagano molto. Non mi sento pronto. Vuoi che papà ti prepari il bagnetto? Sarebbe stupendo. Ci vuoi anche le paperelle? Non metterci tanta schiuma. Te ne devi andare da casa. Ti si dice per te, per il tuo bene. Mi fai salire? Adesso. Magari che ci casca. Soffro di dipendenza sessuale di tipo ossessivo-compulsivo. Ti ho detto di no, la smetti di insistere! E oggi sono 52 giorni che non faccio sesso. Scusa, ma tesoro, non si nasconda, Alfred. Io invece me la metto. E perché? Perché avere una moglie ti dà una libertà con le altre donne che neanche te l'immagini. Tu sei uno di quelli che pensa che l'amante si prenda la parte migliore del rapporto. È tutto rose e fiori senza le rotture di coglioni, vero? A me piaceva molto Gigrobo d'acciaio. Io mazzino. A me hai, ma rapava. Ste guancette rosse, questa aria sbarazzina. Dove sono ste tipe? Ma dove sono sti tipi? Decisamente curiosa la vicenda capitata a 26 alunni di un liceo romano. Dopo 20 anni, pensate, il loro esame di maturità è stato annullato e a quanto pare lo dovranno rifare. Sti figli è una mignotta. Catullo, Lucrezia di Bulla. Olè! Esopo. Alopei, cai, stafile. E alopei vuol dire... la gatta. Stafile? Sul tetto. Cicero. Ciccioline animo bianco. No, dai, Virgilio, basta. Beh, forse è meglio se me lo rimetto, eh. Sai che Ottavio adesso è Don Ottavio. Ah, Don Ottavio. Dio le faccia. Ma che forse adulti non saremo mai.